Pinguinetto esploratore. C'era una volta un pinguinetto che era stato sgridato dalla mamma perché non aveva mangiato tutta la pappa. Allora questo pinguinetto fece un fagottino con le sue cose più care, legò il fagottino in cima a un bastone, uscì di casa e se ne andò per il mondo. Fuori faceva freddo, ma Pinguinetto si era coperto bene. Cappottino, sciarpetta e cappellino di lana. Nel fagottino aveva messo dei guanti di lana. Non si sa mai. Pinguinetto si incamminò fischiettando e lungo la strada incontrò un vecchio e saggio pinguino. Dove vai, Pinguinetto? Me ne vado per il mondo. E non ti verrà fame prima o poi? Se mi verrà fame, mangerò. E se avrai paura? Coraggio mi farò. Pinguinetto salutò il vecchio pinguino e proseguì per la sua strada. All'improvviso, da dietro una montagnetta di ghiaccio, sentì uno strano rumore. Un mostro? Ma no! Era Smemo Focone, che borbottava come al solito. Ma dove l'ho messo quel pesce che ho pescato ieri? Boh! 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 Sentire parlare di cibo mise una gran fame addosso a Pinguinetto. Per fortuna, nel fagottino aveva messo anche una scatola di biscotti. Mangiane uno, mangiane due, in men che non si dica se li era mangiati tutti e aveva ancora fame. Così il nostro pinguinetto decise di tornare a casa per prendere altri biscotti per il viaggio. Ma più si avvicinava a casa, meno aveva voglia di ripartire. Quando arrivò finalmente a casa, trovò la mamma sulla porta che lo aspettava a braccia aperte. Pinguinetto, oh, ma dov'eri andato? Ti ho cercato dappertutto. Sono andato in giro per il mondo, mamma. Ho incontrato un vecchio e saggio pinguino. Poi ho visto Smemo Focone e poi ho mangiato un sacco di biscotti. Mi sembra una bellissima avventura, disse la mamma abbracciandolo forte.